so che non è molto intellettuale da parte mia, non è molto profondo, lo so, lo so, lo so. Ma io ho un grande desiderio, grandissimo, un desiderio esaltante. Voglio diventare famoso, famoso, famoso. Le persone che ti fermano per strada. Invece adesso mi fermano per strada solo per chiedermi delle informazioni su quella via, dov'è quella via, ma io non so mai dove mi trovo, quasi mai. E faccio sempre finta di non essere di Milano, perché non so niente, io non so niente, non so indicare, io non so indicare. Però quando ti fermano per strada per chiederti l'autografo, io poi mi esercito, Ricky Farina, cioè, sarebbe meraviglioso, io sarei contentissimo. E poi so che le donne, quando sei celebre, sei famoso, le donne hanno più riguardo nei tuoi confronti e magari ti fanno quelle cose che a me piacciono tanto, ma mi piacciono veramente tanto, quelle cose, come si chiamano, quei cosi che quando la donna mette la bocca quando mette la bocca sulla cappella, come si chiama? Mi sfugge il termine. Ah sì, i bambini. Ecco, io so che le donne sono molto sensibili alla celebrità, no? Perché si sentono così scelte. Lui mi ha scelto fra tante donne possibili. Invece se non sei famoso, sei uno sfigato e nessuno ti caga. E ti fai le segucce, più o meno, capite? E invece no, io voglio diventare celebre, famoso. Vips. Lo voglio tanto. E se devo tradire la poesia per questo, e se devo tradirla, questa cazzo di poesia, ma insomma, che cos'è la poesia di fronte al corpo di una donna, di una velina che ti viene incontro, che ti viene, magari, che cos'è? È nulla, è carta straccia, parliamoci chiaro. Scusate questo momento di sincerità, io lo so che la sincerità è pericolosa, io lo so. Io so tante cose. E so che la sincerità è pericolosa, ma è così, io sono fatto così. Ok, lo fate per me, mi fate diventare famoso, perché poi io dipendo da voi, se voi non vi iscrivete al mio canale YouTube, non parlate di me, io poi non divento famoso e continuo a farmi le seghette, che vabbè non sono male, però dopo un po' uno, come dire, dopo un po' diventano così, diventa qualcosa di... non ne posso più, capite? Non ne posso veramente più. Ok, io ho fatto il mio appello per la mia cappella, l'appello cappella l'ho fatto e adesso io adesso non so che fare, ma farò qualcosa, non lo so, insomma, nella vita c'è sempre qualcosa da fare. Domani vado al mare, ciao.